di qui invece la riflessione che si può fare, che forse oggi la storia nostra ci porta a prendere tutti i linguaggi, dando ogni volta a ciascuno un significato. È una storia molto più mobile, è una storia di piani, di trasparenze, di filigrane, di articolazioni, di dissolvenze, quella della musica recepita e reinventata, ripensata da ciascuno. All'interno di questo poi esistono delle leggi fisiche. Io non so se voi abbiate sofferto d'allergia e se abbiate avuto una allergologa Lepage come ho avuto io. Poi ha fatto carriera, ma non grazie a me. Però io ho avuto un'allergia e uno degli episodi che mi ha molto colpito è stata la prova dell'allergia tramite sanguinamento dell'orecchio. Avviene in questo modo: bucano il lobo dell'orecchio, fanno bere un bicchiere d'acqua, una cosa normale. Contano quanto tempo sanguina il lobo, 12 minuti di regola, perché proprio fino all'ultimo. Poi fanno bere un bicchiere d'acqua in cui c'è una sostanza a cui uno è allergico. Contano il tempo del sanguinamento ed è esattamente il doppio, 24 minuti. La cosa che mi colpisce è che io, quando ho fatto questo esperimento, ero appena reduce da una lettura e da una serie di discussioni in cui avevo deciso che il numero era una dimensione umana precaria legata alla nostra civiltà. Però né l'allergologa né il lobo dell'orecchio lo sapevano e il tempo era esattamente del doppio. Il che mi fa pensare che forse nella misurazione ci siano anche delle costanti che, pur sempre kantianamente in mano all'uomo, però siano già un punto di riferimento. Fra queste costanti misurabili con vibrazioni, durate e rapporti, c'è il sistema tonale. E allora, fra i riferimenti dell'ascolto, bisogna pensare che esiste anche questo fatto. È un dato da tenere. Allora io pregherei Adele, che è qui, di provare una cosa che però noi proviamo senza barare, senza rete. Cioè una piccola improvvisazione in cui non sappiamo che cosa facciamo, ma ci mettiamo a improvvisare per percorsi diversi. A un certo punto io ho la convinzione di poter attirare lei seduttivamente nel sistema tonale. Cioè, a un certo punto, se si crea nelle tensioni di campo magnetico, musicale, una cosa così importante come sistema tonale, è molto facile che, finendoci dentro, si senta un senso di riposo. E questo a che cosa serve? Serve a dire che nella decifrazione dei linguaggi, nel nostro rapporto con la musica, assieme alla scoperta delle regole del gioco, assieme alle componenti intellettuali, esiste anche, forse, probabilmente, magari adesso non so come giustificheremo se tutto questo non riesce, ma non è un gioco di prestigio, è una normale prova, esiste un tipo di realtà che percepiamo fisicamente, che ci porta a una compiutezza diversa per alcune combinazioni musicali piuttosto che per altre. Ooh.
Vedete? Grazie, grazie.